Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Spartan sul tubo. Scusate se in questi giorni c'è un po' di ritardo nei video, magari non li posto sempre tutti i giorni, sono stato parecchio impegnato purtroppo. E porca troia che caldo in questo pianeta, in questo momento. La settimana scorsa uscivo col maglioncino di casa, ora voglio uscire nudo, ve lo dico, voglio uscire nudo. Bene, i nostri ragazzi sono qui pronti a fare un altro salto nell'ipotesi. Per spazio e c'è uno store, noi abbiamo qualche soldino da parte e forse anche lo sparabombe che potremmo venderlo perché tanto non lo stiamo utilizzando. Gli ultimi potenziamenti che abbiamo fatto, abbiamo preso un'altra power bar. Allora, prima di fare altri potenziamenti, io direi di saltare direttamente allo store in modo tale che facciamo due calcoli. Vediamo un po' quello che si può fare. Allora, vabbè, tanto si potrebbe ingaggiare qualcun altro. Vendere. Abbiamo. Ah, ecco. I due laser abbiamo, cioè siamo pieni di armi, quindi questa la vendiamo sicuramente. Ecco qua, e una ce la siamo tolta. Volevo equipaggiare l'altro laser. Ora abbiamo 58, allora fissare non mi sembra il caso perché siamo messi bene. Per ora carburante siamo messi bene. Come va, va. Io vorrei ingaggiare qualcuno, ma non ci arriviamo. Cioè, Mister Buga non c'è una pera. Questo, porca puttana, è bravissimo con gli scudi. Ci mancano due merda di cosi. Niente, niente. Sella, niente. Vabbè, un'altra arma, ma. Non ci facciamo niente. Andiamo. Assolutamente sì. Andiamo a potenziare le armi. E verifichiamo. Il pike beam è qua. Se io depotenzio di uno questo, not enough power. Ma se io depotenzio di uno questo, ho abbastanza potenza. Ok, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Come sempre. Procediamo, procediamo tantissimo. Ok, vediamo subito cosa ci aspetta in questo sistema. Allora, la solita questione dei satelliti è che è andato fuori di melone e stanno cercando aiuto per disattivarlo perché è andato fuori di... Promettiamolo di aiutarlo. Allora, spariamo dal sistema difensivo dalla distanza, speriamo di non fare troppo casino. Sembra di essere andata bene. Allora, abbiamo sparato dei colpi dalla distanza, ed è chiaro. There's no match, however, the station does not seem happy with your solution. What you can and jump before. Ah, ok. Si sono incazzati perché abbiamo sparato contro il sistema difensivo e non gli abbiamo fatto niente. Quindi abbiamo recuperato quello che potevamo e ce ne siamo andati prima che cominciassero dei casini. Bene, bene, direi. Allora, io prenderei già subito un'altra power bar. Perché meno tolgo agli altri sistemi mentre combatto, meglio. Sempre meglio è. Ok, direi di fare una volata veloce. Sembra tutto tranquillo. Siamo nel sistema Engie, tutto. Che brutta cosa. Allora sarebbe 1, 2. Se io vado a questa distorsione, 1, 2, sono tre viaggi. Guarda, io la provo. Come al solito, ragazzi, io devo tentarle. Voglio vedere cosa succede. Allora, abbiamo seguito il segnale. Vicino a una cintura di astenoidi. Abbiamo trovato una piccola nave distrutta. Help our ships, eh? Ah, try to shield their ship with yours. Don't risk our ship lead them to our fate. No, proviamo di nuovo a shieldare. Porca puttana, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso un danno. Ci hanno ringraziato con un po' di carburante. Ci serviva un po' di scrap e ci serviva pure quello. Ho preferito prendere un danno. Tu vai a dare una mano subito. Quello salta sul fuoco per spegnerlo. Perché il fuoco a lui non fa niente. Tu vatti a curare. Ci pensa lui a tirare sullo scudo. Mamma mia. Dai, sì. Impegnati di più. Ce la puoi fare? Invece di rompermi la nave. Sto muovendo la testa al ritmo di. Ok. Bene, tutti ai propri posti. Cortesemente. Tanto Jones non ha problemi con il fuoco. Ottimo. Mi devo ricordare sta cosa, perché forse ora mi viene. Ora che mi viene in mente, non l'ho ben sfruttata quando ho avuto gli assalti sulla nave. Forse non l'ho ben sfruttata. Vabbè. Stavo pensando di potenziare un po' l'ossigeno, oppure potrei potenziare la visione. Allora, 44. Ci vorrebbe uno in più, semplicemente, per fare tutte e due.
Potrei potenziare un po' i motori, ma ho appena preso una power bar. Ora faccio così. E faccio così. Potenziamo un po' i motori. Diamo un punto energia in più. Poi potenziamo questi. Non ne abbiamo ovviamente. Lo leviamo da qua e lo mettiamo qua. Ok, va bene, va bene, va bene. Così, ma abbiamo fatto un potenziamento un po' inutile forse, secondo me. Però vabbè. Qui come siamo messi? Allora, ok. Allora, le navi Engie, come sappiamo, loro parlano molto forbito, molto logico, molto figo. E dice: assistenza richiesta, danni presenti, pericolo presente, distruzioni imminenti. Rispondiamo alla chiamata e muoviamoci ad assistere. Ah, e troviamo una nave Mantis che cerca di attaccare una stazione spaziale Engie. Dobbiamo combattere. Depotenziamo il sistema di cura. Invece che depotenziare i motori, perché magari possono essere utili, l'autofire dovrebbe sì essere attivo. Allora, l'alabard beam. Ah, qua hanno un sistema di abbordaggio, quindi potrebbe essere veramente una grande inculata. Allora, noi sappiamo sempre, come al solito, che dobbiamo puntare alle armi e all'ossigeno. Il secondo raggio. Io lo punterei tra l'ossigeno e il motore per non farli scappare. Porca puttana, quanto è lungo. Ferma tutto. Ferma tutto. Allora, aspettate. Rifacciamo. Rifacciamo. Ok. Uno. L'uno è più corto. L'alabard beam è molto più corto. Io punterei a sto punto ai motori e all'ossigeno belli pieni. Ok, mentre col Pike, che è più lungo, partiamo da qua e ci facciamo, cioè, una roba assurda. Spettacolo. Spettacolare. Bene, prepariamoci alla battaglia e che Dio ci assista. Pronti che ci assalteranno sicuro sulla nave. Tempo pochi secondi. Anche perché i nostri raggi sono molto lenti nello sparo. Primo colpo, reggiamo. Ottimo. Hanno laser, quindi abbastanza difendibili. Primo raggio, niente. Secondo raggio, ottimo colpo. Continuiamo a sparare così. I nostri scudi reggono. Primo raggio non ha trapassato. Non ha trapassato proprio. Vediamo ora la seconda. Ok, non trapassa. L'altro laser ci trapassa alla grande. Allora, qua abbiamo Jones. Io lo lascerei lavorare e fare i cazzi suoi. Questo lasciamolo qua dentro finché non sfonda. Tanto fastidio non ce ne dà. Per ora teniamo gli uomini fissi qua. Chi se ne frega, teniamoli tutti alle proprie posizioni. È rinato proprio nel punto più brutto, perché ora si becca un bel cicciottone di 200.000 kg di pietra addosso. Anche se loro sono molto forti come razza nel combattimento. Allora, stavo pensando, abbiamo un raggio che non fa una ciolla, l'altro fa. Invertiamo i colpi? Perché loro possono sparare. Vabbè, ma anche noi possiamo sparare. Hanno l'ossigeno a zero da un po' e glielo teniamo così, dai. Sì, sfonda la porta, vedi quante botte prendi. Reggiamo, ottimo. Fuoco a volontà. Ok, ha retto lo scudo. Ok, gli abbiamo fatto la bua. C'è il nostro amico che gli fa del male. Dai, Jones, resisti. Si lanciano roba. Suppongo che quello sputi e l'altro lanci pietre. Ok, si è ritirato appena in tempo. Chiudiamo sta porta. Ottimo, altri danni. Maremma bona che non li buchiamo con lo scudo di merda. Ok, i nostri scudi resistono invece. L'ossigeno loro è a farsi fottere alla grande. L'hanno riparato. Secondo me non sono messi così bene. Ciao ragazzi, ciao a tutti, Mantis di merda. Non abbiamo subito un. Allora, cerchiamo di contattare. Allora, abbiamo preso tutta sta roba della nave. Cerchiamo di contattare gli Engie. Gli Engie, sono contenti. Non ho capito niente, però va bene. Abbiamo un po' più di roba e siamo tutti felici. Disattiva tutto, riattiva i sistemi. Jones, vatti a curare immediatamente. Ottimo lavoro per la tua resistenza agli attacchi del nemico. La tua abilità in combattimento sta aumentando drasticamente. E che abbiamo qua? Che abbiamo? Che abbiamo? Abbiamo ship. Cos'è che volevamo potenziare? Un po'. 1 e 2. Potenziamo
l'abilità della guida e abbiamo potenziato un'altra power bar. Ottimo. Ok. Curati bene, tutti ai propri posti. Speriamo di trovare presto un altro membro dell'equipaggio a cui affidarci. Mamma mia, come sei lento. E saltiamo. Saltiamo via da qui, finalmente. Tutto ok? No. Un convoglio. Allora. Allora, ci vogliono aumentare il reattore della nave in cambio di 3 missili e 2 parti di drone. Io accetto. Accetto perché missili ne abbiamo in abbondanza e non li stiamo usando per ora. E accetto perché le parti di drone non ci servono assolutamente a niente. Quindi più ce le leviamo, più servono alla gente, più gliele diamo se possiamo. Non si possono vendere, se no le vendirei già. Upgrade the reactor by one, ottimo. Ok. Non so esattamente in cosa sia funzionato questa cosa, però vabbè. Il reattore forse ha aumentato le barre possibili da prendere? Boh, vabbè. Comunque ce ne stiamo alla grande e ce ne andiamo nel prossimo settore, ragazzi. Un altro settore controllato dagli Engi, quindi relativamente tranquillo. Ultime parole famose. Ok. Distorsione, subito. Non abbiamo soldi, non abbiamo niente da vendere, quindi ci muoviamo verso la distorsione. Lo store lo lasciamo indietro. Allora, siamo arrivati a crash between two large rocks. Ok. Must be illegally mining the belt without proper equipment. Try to dislodge. Allora, dobbiamo cercare. C'è questa nave dei pirati incastrata in mezzo alla cintura degli asteroidi. Forse sono morti, non ho capito bene se sono ancora vivi o no. E possiamo tentare di staccare la nave sparando alle rocce, distruggere la nave, quindi probabilmente ancora integra, e razziare la nave. Sono solo pirati. E invece con la beam weapon, le armi laser, possiamo tagliare la nave fuori da lì. Proviamo. Abbiamo fatto dei tagli precisi nell'asteroide. La nave ci ringrazia e ci danno quello che hanno preso come ringraziamento. Ottimo lavoro, ottimo, ottimo, ottimo. E noi con questo ci pigliamo ovviamente un'altra power bar. No, aumentiamo l'ossigeno. L'ignoranza. Perché mi va. Ok, aumentiamo l'ossigeno, aumentiamo l'ossigeno. Bene. Ora per muoverci più velocemente ci muoviamo qua. Attenzione. Abbiamo trovato uno scout ribelle automatico che fluttua in questo settore. Sembra disattivato. Proviamo a scaricare i dati dalla nave praticamente. Oppure non rischiamo attivandolo e solo razziamo la nave, distruggiamo disassembliamo la nave per le parti utili per come pagamento, no? Quindi ci darebbe 23 di scrap. 23 di scrap. Mi ci piglio un'altra barra. Che non è male. Ed è sicuro. Cercare di scaricare i dati della nave potrebbe aiutarci in qualcosa di più importante. Se non ci riuscissi, dobbiamo combattere, ma è un semplice robot automatico. Io ci provo. Ce l'abbiamo fatta. La nostra mappa è stata upgradata. Abbiamo preso anche della roba. Fanculo, cioè, grandi, grandissimi. Un po' meno scrap, ma ora abbiamo tutte le zone in cui ci può essere qualcosa e non sono quelle in cui siamo diretti noi. Qua ci abbiamo qua e qua ci abbiamo uno store che potrebbe tornarci utile. Quindi proseguiamo dritti ora. Allora. Ah, abbiamo chiesto aiuto a una stazione vicina e loro ci hanno dato gli schemi per un drone, Combat Drone Mark 1, e 19 di scrap. Porca troia, grazie. Che culo. Equipment. Combat Drone. Lo posso usare? Cargo. Ah, non abbiamo il sistema di droni. Possiamo venderlo però, alla grande proprio possiamo venderlo. Ma alla grandissima. Store subito, store subito. Vendiamo il sistema di droni. Vaffanculo, sell. Vai. Ok, ci prendiamo un po' di cose. Ora vediamo cosa c'è. Ho sbagliato, scusate. Store. Una volta che voglio un compagno non c'è, eh? Pagina 2. Maremma puttana. Che nervoso.
nervoso. Cosa prendo? Per 90, ma non possiamo. Clocking. Minchia, quanta potenza. Vabbè. Augmentation, scrap recovery arm. Allows the ship to collect 10% di più di scrap da ogni risorsa. Eccetera, scramble enemy shit FTL computers. Double the time it takes for them to jump. Ok, questo secondo me ha più senso. Ha più senso. Abbiamo 9 di carburante. Potremmo fare questo aumento. E il resto prendere giusto uno di carburante, tenersi questi 20 buoni lì. Pagina 2. Niente. Ok, dai. Tanto siamo praticamente usciti dal settore. Quindi direi che va bene così per ora. Più scrap, più vantaggi. Federation Encrypted Signal is being brought to us from every planet. Send an away party to investigate. Allora, mandiamo un party a investigare. Abbiamo trovato una posta della federazione, ma gli ribelli l'hanno trovato prima di noi. È vuoto, non c'è niente sostanzialmente. L'abbiamo spento prima di andarcene perché qualche altro, magari confederato, potrebbe finirci in mezzo di nuovo. Quindi niente. Uscita. Resemende, mi dica l'uscita, compaesa. Siamo arrivati al Long Range Beacon. Ok. Scanner show intelligent life force. Ah, c'è dell'intelligenza. Vita intelligente nel pianeta vicino. Map for them can be found in the database. Nessun match per loro. Ok, investighiamo. Siamo atterrati. Small bloody color, six leg horse. Allora, un cavallo con 6 gambe. Mi sembra che l'avevamo già. Fatta cool day be what your scans picked up. Try to communicate with him some of the creation board to sell. Leave no, try come VIP. Try come VIP. But they just stand there. Sign the judging you with their large expression eyes. You prefer to believe. Non abbiamo fatto niente. Peccato, peccato. Ma se non mi sbaglio ci voleva forse un Engie o qualcos'altro. Non mi ricordo più. Un altro tipo di razza per parlare con questi. Vabbè, niente. Passiamo al prossimo settore, sempre controllato dagli Angi. Questo civile e questo stile. Quindi io andrei qua perché abbiamo la via un po' più facile, come al solito. You're arriving in Angi Space. The man has been treating the Angi Core Wars, but you should be able to stock up for your journey. Ok. Va bene. Andiamo alla distorsione, perché tanto ora di quello non ce ne frega niente. A ship without life forms within a nearby dense asteroid field is giving off the distress call. Shall we investigate? It could be dangerous. Potrebbe essere pericoloso. Cerchiamo la nave. L'abbiamo trovata. Danneggiata e abbandonata. Abbiamo salvato quello che potevamo. E così. Minchia, una marea di scrap. Questo deve essere il potenziamento che abbiamo preso. Ship, subito un'altra barra. Subito, subito, subito. Il resto, direi. Gli shield possiamo aumentarli a 3. Shield possiamo aumentarli a 3, cioè a 3, a una parte di 3, a dire la verità. Potremmo aumentare il sistema. No, aumentiamo questo. Aumentiamo questo che ci serve. Ci serve per vedere la nave avversaria e cercare di avere più possibilità, e nel caso ci danneggino, di vedere anche all'interno della nostra se rimaniamo bloccati. Per il resto, proseguiamo. Stiamo finendo il carburante. Di nuovo. Attacco di Attacchiamola all'istante. Sono senza ossigeno. Vabbè, tanto non gli serve. Hanno droni. Hanno due scudi. Non sono proprio così grammi. Ah, possiamo potenziare tutto senza depotenziare niente. Allora, l'Halabard Beam, che è il più corto, voglio che mi tenga a bada questo. Mentre il coso, quello più lungo, fa uno sfondamento totale di tutto il resto. Forza e coraggio, ragazzi. Sì, provaci a bucarmi lo scudo, provaci. C'hanno un lanciamissimi, un lanciabombe, quello potrebbe darci parecchio fastidio. Ok, questo niente, quello mi fa paura, l'altro. Pronti al fuoco? Parato, parato. Merda, siamo nelle canne. Fermi tutti.
Disabilita. No, disabilita. Abilita il leto. Colpiamo lo scudo. Allora, dobbiamo comprare qualche altra arma, forse. E dobbiamo disabilitare quel drone. Quindi il pike beam voglio che colpisca da qua a qua. Ok. Sperando che funzioni tutto. Ci lancia le bombe all'interno. È un figlio di puttana, lo sapevo. Spara già troppo per i miei gusti. Vai, missile. Disattiva quel merda di scudo, grazie. Ok, bel colpo. Niente, non riusciamo ancora a sfondare. Non riusciamo ancora a sfondare. Ottimo, sfondata la carena. Ottimo. Io direi di disabilitare un sistema. Not enough system power. Fanculo, fanculo. Forse saremo costretti a saltare, eh. Ve lo dico, continuiamo a sfondare gli scudi. Mancato, stronzo. Sparate. Continuiamo a non sfondare. Ora ti sfondiamo, pezzo di merda. I nostri scudi però reggono alla grande. Pronti. Bel colpo. Fuoco, dai, alla barbim. Fagli male, forza, forza. Boom, 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 boom. Vai a farti fottere. Ci hanno disabilitato i motori, non è un problema per noi. L'importante è averli buttato giù gli scudi. Ok, l'ultimo leto che lanciamo. Ora partiamo con l'altro laser. Spacca tutto, vaffanculo. Ok, era questo il ragazzo che voleva dire. A un certo punto gli scudi diventano troppo potenti delle altre navi e rischiamo di prenderle. Ma tante. Investighiamo, abbiamo trovato un coso per il drone che possiamo vendere. Abbiamo trovato anche i 30 scrap. Un sacco di roba. I missili ci sono serviti tutti. Tutto è riparato, tutto è a posto. Qualche dannino l'abbiamo preso, ma poca roba. Però, dobbiamo far male in qualche altro modo. Io quasi quasi userei questi 98 per potenziare ancora il sistema delle armi e poter utilizzare nel frattempo anche il lanciamissili in casi di emergenza vera. Però ho paura a farlo perché questi 98 ci posso essere. Aspetta un attimo. Jump, dove jumpiamo? In una distruzione, quindi possibile altro combattimento, no. Io potenzierei ancora il sistema delle armi. Fammi vedere se 1, 2 e 3 si possono ora attivare con tutta la tranquillità di questo mondo. Ottimo lavoro. Ok, saltiamo al prossimo sistema. Come vi dicevo, sta finendo il carburante. Pericolo costante. In danger, subito. Ribelli. Small NG ship under attack by rebel fighter. Bombard the rebel city federation. They turn to attack. Occhio che ci attaccheranno subito. Sono pieni di armi e hanno due scudi. E sicuramente i nostri laser non li faranno una sega. Ma noi apriamo subito a tutte le armi. Leto, vai sugli scudi e disattivameli. Spike beam, tu sei quello corto. Quindi voglio che mi spacchi tutto il lato delle armi e degli scudi. E invece, no scusa, l'halberd beam, il pike beam, voglio se ci riesci a sfondare tutto il resto. Non da qua, non da qua, non da qua, da qua. Sfondiamo tutto perché voglio prendere anche l'ossigeno. Ma i missili dovranno fare il grosso del lavoro e poi dovremo vedercela con gente che entrerà sicuramente nella nostra nave. Niente, forza e coraggio. State pronti, per ora sono tutti lì alla loro navetta, tranquilli. Il nostro primo colpo sarà il missile. Il nostro primo missile parte, il loro pure. Il nostro manca. Il loro regge lo scudo, credo. Si trasferiscono. Dove arrivano? I nostri laser non hanno alcun tipo di effetto. Ok. Ok. Qua disattivano il sistema delle porte. Siamo nella nelle canne. Tu qua. Tu qua. Andateli a fare il culo. Subito. Fuoco. Va bene, vai a combattere. E tu qua dentro. Vai. Qualcosa li abbiamo fatto. Abbiamo gli scudi a terra. Ma almeno il nostro uomo ora se ne deve andare subito. Tu riparami gli scudi subito. Cosa, come siamo messi con loro? I nostri missili partono, i nostri colpi partono. Abbiamo uno scudo in meno. Meno lo scudo importante. Il loro sistema di teletrasporto non va più. Però i loro scudi sono ancora troppo attivi. Dobbiamo buttarli lì giù, se no non li facciamo niente. Ok, vai subito a combattere di nuovo. Porca puttana, i motori non ce ne frega un cazzo.
Ecco, bravi, cercate di farli male. Tu vatti a curare un attimo. Tu sei già troppo messo male. Ok, non è morto. Lasciali che distruggano il sistema delle porte. Li stiamo facendo male anche noi, però, eh. La battaglia va male, ma per tutti e due. La battaglia va male, ma per tutti e due. Per noi forse un po' di più. No, per loro forse un po' di più. Li facciamo male, parecchio. Parecchio, parecchio. Dai ragazzi, buono, buono, cominciamo a fargli la bua a sti bastardi. Sono scappati, ma ora non scapperete più, ve lo garantisco. Riparate il sistema delle porte. Tu. Tu. Vai a dare una mano. Sei più veloce. Vai. Ok. Via il loro scudo di merda. Ok, riparato. Tu ripara qua. Tu ripara qua. Tu continua a riparare lì. Forza, 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 veloce, veloce, veloce. Veloci. Ok, la loro nave è andata a fare in culo. Stanno morendo i miei uomini. Fermi. C'hanno dei trying to outrun the rebels and need all the help they can get. Ah, io glieli devo dare a loro? Ti do 25 di scrap. Vabbè, quello lo vendiamo. Allora, ho messo pausa, giusto? Sì. Te vattene. Tu vai a dargli una mano. Sì, te vattene qua. Ok. Si sta riabilitando tutto. Mamma mia, che battaglia. Disabilitiamo le armi. Prepariamo tutto quello che c'è da riparare. Ottimo. Tu. Abbiamo subito, eh? Me ne siete accorti? Tutti a curarsi. Avete fatto un ottimo lavoro. Ottimo lavoro a tutti. Tutti alle proprie posizioni. Mamma mia, ragazzi, che disastro. Poi un'altra distorsione. Poi però c'è lo store. La rischiamo l'altra distorsione. Frega cazzi, siamo già in pericolo. Cos'è? Minchia. Ragazzi, mi sa che la nostra campagna finisce qui. You're being turned by an airship. Abbiamo 6 missili. The distress call was lured to attract. Ecco, era una inculata. It's a trap! Bene, non cambia nulla. 1, 2, 3. Massima potenza a tutte le armi. E i Leto, ovviamente, sulle loro maledette. Sui loro maledetti scudi a sfondare tutto. Gli Alabarbim, che sono più corti, prendiamo, direi, il motore e le armi. Con il Pike, invece, andiamo a prendere motore, armi e sistema di guida. Motore, infermeria e sistema di guida. Scusate, ossigeno, infermeria e sistema di guida. Ok. Che Dio ci benedica, ragazzi. Cosa vi devo dire? Sapete che massima potenza tutto. Siamo tutti in bolla. La nave è messa male. Però noi abbiamo ancora delle armi. Possiamo farcela. Via. Abbiamo uno scudo aggiuntivo anche noi. Siamo messi esattamente come loro. Loro hanno delle armi laser e un lanciabombe che potrebbe romperci le palle. Non hanno lanciamissili, che potrebbe essere ancora più rompipalle di tutto. Però intanto cerchiamo di buttarli giù tutto il possibile. Magari con i laser, se già sfondiamo parecchio quel merda. Ecco, già sfondato. Quello è esattamente quello che volevo. Buttiamoli giù con gli scudi, bravo Leto. Ormai sei un amico. Ok, cercano di disattivarci gli scudi, ma i nostri scudi reggono abbastanza. Continuiamo a colpire i loro scudi. I nostri laser non passano, non passano. Ma il missile passa. Il missile passa e deve passare. Ne ho ancora due. Dobbiamo fargli più male a quei missili. Perché se no non arriviamo da nessuna parte. Prepariamoci a saltare, signori. Ve lo dico perché abbiamo un missile. E quel sistema di scudi continua a rompere il cazzo. Non abbiamo il motore attivo. Dobbiamo aspettare. Ora potremo cominciare a subire parecchi danni e seri. Loro ci fanno più male di quello che riusciamo a fargli noi. Ci serve il motore non è ancora ricaricato. Dobbiamo muoverci, maledizione. Non abbiamo più missili. Fermi tutti. Arriva un'altra schiera. Non li reggeremo sti colpi, prendiamo altro danno. Bene, questa è una battaglia, signori, che non si può evidentemente vincere e che non vinceremo. Quindi ce ne andiamo. Ecco, altri due colpi subiti. Aspettiamo che si ricarichi sto merda di coso. Via! Via da qui, lontani! In un altro pianeta. Olè!
Mamma mia, siamo sopravvissuti per un soffio. Fixiamo tutto quello che si può fixare, signore. Abbiamo tre di cose. Porca puttana. Fixiamo il fixabile, ragazzi. Ok, preferisco. Preferisco rimanere senza... Ah no, abbiamo ancora qualcosa. Abbiamo più di una cosa. Uno. Due. Ok. Non finisce qui. Non finisce qui. Ok, abbiamo preso tutto quello che si poteva prendere. Pigliamo degli altri missili che ci possono servire. Un antipersonale, ma non abbiamo abbastanza cose. Sistemi non ci interessano. Fixiamo? Non possiamo vendere nient'altro, abbiamo preso due missili di merda. Se tutte le navi sono così da ora in poi ce l'abbiamo nel culo. Vabbè, fixiamo tutto il fixabile allora. Cosa devo fare? Almeno la nave è tranquilla per ora. Giù tutti i sistemi delle armi. Ok, muoviamoci qua. Mamma mia, sta puntata verrà lunga. Farò tutti e tre i settori. Allora, io ricevo il task of an enemy assistance request. Rispondiamo all'assistenza. Allora hanno due scudi, hanno delle armi di merda. Ci faranno un culo così, sti mantis del cazzo. Non abbiamo riparato un cazzo. Che imbecille. Allora, Leto. Allora, tanto 1-2, ok. Leto, fai peggio danni con quei due missili. Non so cosa dirti. Alabar Beam. Becca il loro sistema delle armi e il loro ossigeno, vai. Mentre il Pike parte dai missili e becca tutta sta roba qua. Oppure becca tutta sta roba qua, se possibile. Cerchiamo di infliggere più danni possibili da quel lato dello scudo. E dobbiamo farcela, ragazzi, perché sennò non va bene. Allora, io ho bisogno di qualcuno tipo te che vada a ripararmi i sistemi almeno per le porte, perché questi ci entrano in barca subito. Rimpara i sistemi delle porte. Senza troppi problemi. Hanno dei laser e un... Ok, regge. Sì, va bene. Niente di che, non li facciamo una sega. Tu combatti, Jones, fagli vedere chi sei. Abbiamo finito già i missili. Ok. Vai qua. Merda, quel laser ci ha fatto la bua. Diamo una mano. Fuori uno. Che cazzo è che sta morendo? Willow, vatti a curare. Stiamo facendo qualcosa, il loro ossigeno è andato. I nostri laser devono farli male il prima possibile. Ok. Vai, 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 il sistema di guida ci aumenta l'evasione. Cerchiamo di bucare quello che possiamo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Un po' di male lo facciamo, ragazzi. Non temiamo né morte né dolore. Questa potrebbe anche andarci bene. Porca puttana. È aumentato di livello per le armi. Nessun tipo di problema. Li facciamo ancora un po' di danno. Ottimo, ottimo. Indirizza quelle armi bene. Dai, ragazzo. Cerchiamo di fermare i loro colpi. Fuori uno, niente ovviamente. Ha due scudi di nuovo. Ha due scudi di nuovo. Mi sa che ce ne dobbiamo andare un'altra volta. Ce ne dobbiamo andare alla grande un'altra volta. Ha di nuovo due scudi. Non gli facciamo più niente. Non gli facciamo più niente, signori. I nostri laser non perforano. Spero che ci entri ancora. Loro ci fanno. Porca puttana. Non ci sta l'incendio. Vattene qua. E tu ripara tutto. Vai. Spegni l'incendio. Tu vatti a curare. Ci ha mancato. Ciao. Sì, 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 sì. Spara col tuo laser. Allora, this black martin. Ok, non, ignora la massazione. Chi se ne frega. Riparate tutto quello che c'è da riparare. Che idiota sono stato. Ma sistemi che non servivano a niente, ragazzi. Andava uguale, eh. Disabilitiamo i sistemi delle armi. Ottimo lavoro, ora tu te ne vai là. Tutti ai loro posti, tranne te e Jones, vatti a curare. Allora, non abbiamo missili. Le armi scarseggiano. La vita è ancora tanta, gli uomini sono a posto. Ma le navi nemiche sono imperforabili con gli scudi. Ha ragione quel ragazzo là. Grazie per il consiglio. Io tra virgolette l'ho un po' ignorato, perché comunque pensavo che il laser
passasse, ma se c'hanno due scudi il laser già se è poco potente comincia a non passare più. L'altro invece passa più facilmente. Però contavo sui missili in qualsiasi caso, ascoltando il tuo consiglio. No, il problema è che i missili sono già finiti. Niente, ce ne andiamo al prossimo settore, signore. Signore, signori. Siamo quasi tra l'altro alla fine di tutto. Ok. E noi direi che ci vediamo al prossimo episodio. Grazie di aver seguito. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.